Alleluia. Magari se non impari a gridare all'Eterno, non vedrai situazioni risolte nella tua vita. Amen. C'è una potenza nel grido. Dillo, c'è una potenza nel grido. Amen. Sapete più di quando vince il Napoli. Amen. E più di quando il Napoli fa gol, è quando Cristo fa gol e vince nella mia vita e nella tua vita. Amen. Di' alla persona accanto a te, impara a gridare all'Eterno. Succedono cose soprannaturali quando tu inizi a gridare a Dio. Amen. Quindi vi do il benvenuto anche alle persone che stanno collegate, facciamogli un applauso, Dio vi benedica. E stasera vogliamo ricevere una parola dal cielo, come dicevo continueremo sulla Pentecoste, amen. Quindi vogliamo comprendere che stiamo, come quello che abbiamo, facciamo un riepilogo di quello che abbiamo detto domenica, quindi stiamo nell'era dello Spirito Santo, amen. In un nuovo tempo, in una nuova era che è iniziata all'incirca 1988 anni fa. Amen. Perché diciamo che il 2021, dice perché 1988? Perché nel 2021 è stata la nascita di Gesù. Lo Spirito Santo è venuto dopo 33 anni, quindi fate voi conto e non vi trovate. Però all'incirca quello è il periodo. Amen. Cosa significa Pentecoste? Intanto la parola ebraica per Pentecoste è Shavuot. Sapete che significa? Festa della raccolta. Celebra la festa della raccolta. Ci sarà una grande raccolta nella tua vita e in tante aree della tua vita. Amen. Ora vi dico una cosa, molti parlano di Pentecoste, ma non conoscono la storia che abbiamo condiviso domenica. Non conoscono la rivelazione della Pentecoste e non si aspettano e non conoscono l'aspetto profetico della Pentecoste, perché sono tre argomenti e tre realtà che dobbiamo tenere sempre presenti. Non è semplicemente una festa, ma è un momento dove lo Spirito Santo vuole impartire qualcosa di speciale nelle nostre vite. Amen. Poi abbiamo visto qual è, vedremo stasera e approfondiremo su questo, qual è il proposito della Pentecoste? Qual è l'ordine della Pentecoste? Abbiamo visto la settimana scorsa. Cosa, scusate, domenica, cosa ha da fare con noi la Pentecoste? E poi cosa dobbiamo aspettarci dalla Pentecoste? Un cambiamento e una trasformazione. Quindi stasera alza le tue aspettative. Dillo alla persona accanto a te, non avere aspettative basse, alzale, perché su più sono in alto le tue aspettative, più Dio risponderà in un modo soprannaturale. Là dove non ci sono aspettative, niente riceve. Persone distratte sui loro telefonini, niente ricevono. Ma se tu alzi le aspettative e metti la tua attenzione su Lui, tu lo stai onorando. E Lui onora chi? Amen. E domenica abbiamo terminato dicendo che Dio in questo tempo vuole farci sperimentare un battesimo di fuoco e un battesimo di potenza. E questo è iniziato stasera. E come vi ho detto anche sempre domenica, che questa realtà sarà una realtà che verrà in un modo molto tranquillo, in un modo molto dolce, ma in un modo progressivo. Perché stiamo nell'ultima era, l'era dello Spirito Santo, e stiamo nell'ultima parte di quest'era. È come se, biblicamente parlando, prima pioggia, ultima pioggia. Ultima pioggia, grandissima raccolta. Amen. Quindi se ci credi ti preparerai. Se ci credi,
ti preparerai, allargherai la tua tenda, allungherai le tue corde, allungherai i tuoi piolli e ti allargherai, come dice la parola, perché ti espanderai a destra e a sinistra, a nord e al sud. Amen. Quindi dillo: mi allargherò, non fisicamente, spiritualmente. Amen. Quindi, come vi dicevo, stasera parleremo del proposito della Pentecoste. La prima Pentecoste, vi ricordate dove è avvenuto? Avvenuta sul Monte Sinai. Amen. Dopo l'uscita dall'Egitto, con grande liberazione, con la potente mano di Dio, qualcosa di soprannaturale e di sconvolgente si è manifestato. Ci sei? E quando arrivarono sotto al Monte Sinai, quella montagna dove Mosè fece quell'esperienza, il monte dove naturalmente Mosè vide qualcosa di soprannaturale, il pruno che bruciava ma non si consumava, Dio lo riportò di nuovo lì, e lì Dio fece qualcosa con Israele, Dio fece un patto con Israele e disse: io sarò il tuo sposo, tu sarai la mia sposa. Israele diventa una nazione in quel momento. Amen. Dio gli dà la Torah, la cosiddetta, quello che chiamiamo noi legge. Lì Dio fece diventare Israele, che cosa? Il testimone per le nazioni, per tutte le nazioni. È qualcosa di soprannaturale che successe. Cosa fu? Che quel monte fu scosso. Il Sinai tronava, perché la presenza di Dio era in quel posto. Amen. Nella seconda Pentecoste, seconda intendiamo quella che è successo nel libro degli Atti, cosa è avvenuto di straordinario? La venuta dello Spirito Santo. Quella è la promessa che Gesù disse: io non vi lascerò orfani. Dillo: tu non sei orfano. Se hai un cuore da orfano, lo Spirito Santo è qui stasera per dirti: tu non sei più orfano, perché Gesù ha promesso che lui non ci avrebbe lasciato da soli, non ci avrebbe lasciato orfani, ma sarebbe venuto lo Spirito Santo. Amen. Quindi inizia l'era dello Spirito Santo, il tempo dello Spirito Santo. Quindi a partire da quel momento, dicevamo, sono passati quanti anni? 88. Amen. Perché vi sto dicendo questo? Perché la festa di Pentecoste dura 2 giorni. Per Dio è un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Quindi siamo quasi allo scadere dei 2000 anni, dei 2 giorni della Pentecoste. Sapete cosa ci dice questo? Che il ritorno di Gesù è più vicino di quanto tu puoi immaginare. Lo Spirito dice: vieni. La sposa? Vieni, Signore, vieni. Amen. Ora, ogni volta che c'è una festa, e noi abbiamo visto che ci sono 3 feste principali, feste che dovevano fare pellegrinaggio, aggiungere a Gerusalemme, perché andavano celebrate lì. Quali erano queste feste? La Pasqua, ci siete? La Pentecoste e i tabernacoli. Quindi ogni volta che c'è una festa, Dio implementa. Che significa? Dio fa conoscere i suoi propositi e i suoi piani. A che punto stiamo nel calendario di Dio? Tutto quello che sta succedendo in Israele, continuiamo a pregare per la pace di Gerusalemme, come ci insegna la Bibbia, però è tutto profetizzato.
E arriverà il momento che non soltanto alcune nazioni, ma tutte le nazioni si rivolgeranno contro Israele. Ma è profetizzato nella scrittura. E sapete, ci sarà la battaglia cosiddetta Gog e Magog, che avviene prima, un poco prima o durante il rapimento della Chiesa. E poi verranno restaurati, inseriti i 7 anni. La Chiesa verrà rapita e poi ci saranno i 7 anni. Amen. Quindi Dio cosa vuole farci sapere durante una festa, un tempo di festa? Farci conoscere i suoi piani e il suo proposito e i suoi propositi. Ma voglio dirvi una cosa, cari, Dio vuole farceli conoscere, ma a noi sta la responsabilità di capirli, di capire il kairos di Dio nel tempo in cui stiamo oggi, perché noi ci dobbiamo incamminare verso il tempo di Dio, non verso il nostro tempo. Il popolo di Israele durante queste feste, o durante la festa della Pentecoste, la Shavuot, prendevano 2 pani, vi ricordate? Amen, che i fratelli sono così deboli che si sono stancati. Vai, fate. Offerta agitata. Marco ha pregato ma non ha avuto il coraggio di farvi alzare le mani e di farvi fare un'offerta agitata a Dio. In segno di che cosa? Di gratitudine e di ringraziamento. Quello che dicevano loro era: Signore, tu sei stato con noi durante i 40 anni nel deserto. Noi abbiamo visto la tua protezione e la tua mano potente sulla nostra vita intervenire in un modo soprannaturale. Non è per i nostri meriti. Noi diamo a te tutta la gloria e tutta la lode. Amen. Quindi questi 2 pani che prendevano nelle mani rappresentano 2 popoli. Popolo gentile e il popolo giudeo. Amen. Dillo, popolo gentile e popolo giudeo. Numero 2, che biblicamente significa testimone, essere testimoni. Israele è testimone del Padre alle nazioni. La Chiesa oggi è testimone di Cristo al mondo. Vi siete persi una benedizione, un grande amen. La Chiesa oggi è testimone di Cristo al mondo. Quindi 2 pani rappresentano 2 popoli che si uniscono. Dillo, 2 popoli che vengono insieme, che si uniscono. Cosa faceva il sacerdote? Offerta agitata, ringraziava Dio, dicendo: Signore, grazie per la tua protezione, grazie per la tua mano potente, grazie per come ci hai guardato e ci hai protetto. Quanti potete dirlo durante questo periodo difficile che è passato? Dillo: Signore, non è per i miei meriti, ma è per mezzo della tua grazia. Io do a te tutta la gloria e tutta la lode. Amen. Dove venne la seconda Pentecoste? Venne in una casa. Dillo, venne in una casa. Cosa venne nella casa? Fuoco e potenza. Dillo, fuoco e potenza. Atti capitolo 2 verso 3: e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro. Come erano queste lingue? Come di fuoco. Cosa compie? Purificazione. Porta cambiamento e trasformazione. Dillo: io voglio il fuoco dello Spirito Santo per avere cambiamenti e trasformazioni nella mia vita. Ma viene anche la potenza. Atti 1:8: ma voi riceverete potenza, dunamis, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete. Amen. C'è un fuoco che stasera sta arrivando sulla tua vita. C'è un fuoco che stasera sta arrivando sulle case di pace.
Noi preghiamo che veramente ci daranno la possibilità per ricominciare le case di pace. Speriamo per giugno, ok? Però c'è un fuoco che Dio sta mandando nelle case di pace. Diventeranno case di fuoco. Dillo, la mia casa di pace diventerà una casa di fuoco, dove ci sarà il fuoco di Dio e la potenza di Dio. Amen. Grande proposito, grande risveglio. Dio ha un grande proposito per la tua casa di pace. Dillo, Dio ha un grande proposito per la mia casa di pace. Succederanno cose straordinarie e soprannaturali. Iniziate a prepararvi. Allarga la tua visione. Allarga i tuoi confini. Non mettere confini. Non mettere confini. Amen. Allarga la visione. Dillo, allarga la visione. Non vedere le cose come tu le vedi nel naturale. Vedili come Dio le vede nel soprannaturale. Domenica abbiamo detto che ci sarebbero state alcune situazioni che sarebbero successe, anche momenti difficili per il mondo e momenti di persecuzione per la Chiesa, però non abbiamo problemi, perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Amen. Ci saranno persone che verranno incarcerate. Lisa, preparati. Ha guarito, ha salvato. Non dite mai no. Amen. Andremo a mettere il carcere sotto sopra. Quindi il proposito della Pentecoste, quando la Chiesa nacque, è nata nel giorno della Pentecoste, dobbiamo comprendere una realtà, cari. La potenza soprannaturale nella Chiesa era uno stile di vita. Dillo, era uno stile di vita. I malati venivano guariti. I demoni venivano cacciati. I morti resuscitavano. Questo era il loro quotidiano. Amen. In tutto il libro degli Atti degli Apostoli mai vedete gli apostoli fare una consulenza. Sapete perché? Perché i demoni li cacciavano. Dillo, perché i demoni li cacciavano. Era una chiesa di segni, miracoli e prodigi. E in Atti nel capitolo 3, il verso 19, ci parla di una realtà molto forte, perché dovremmo riflettere, cari. Dopo 1988 anni circa, la chiesa ha perso qualcosa. Cosa ha perso? La Pentecoste. Ha perso il fuoco, ha perso la potenza di Dio, ha perso i segni, miracoli e prodigi, ha perso il soprannaturale come stile di vita. Ci sei? La Chiesa degli ultimi tempi riacquisterà questi segni, miracoli e prodigi, ma non soltanto in qualche evento sporadico, ma sarà qualcosa di giornaliero, di quotidiano. Perciò hai bisogno di prepararti. Dillo alla persona accanto a te: preparati. Ora, per questo motivo, la Chiesa di oggi ha bisogno di un risveglio. Dillo, la Chiesa di oggi ha bisogno di un risveglio. In Atti nel capitolo 3, il verso 19, la prima parola che viene citata, sapete qual è? Ravvedetevi. Questi versi iniziano col dire ravvedetevi.
pentitevi, ritornate a Dio, ritornate nella sua presenza, ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché vengono dei tempi di refrigerio, dillo, tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Cosa sono i tempi di refrigerio? Sono i tempi di frescura, sono i tempi di gioia, dove scende una grande gioia, freschezza nella tua vita. Amen. Ma qual è l'ordine che scrive e parla l'apostolo Pietro? Ravvedimento, cioè pentimento, senza cambiamento, senza pentimento, senza ravvedimento, non c'è il tempo di restaurazione, non ci sono i tempi di refrigerio, perché quelli che ci fanno diventare come caldi, quelli che ci fanno diventare, ci fanno stare male, si chiama peccato. Quello che ci porta lontano dalla presenza di Dio, quello che ruba dalla nostra vita, si chiama peccato. E l'ordine che viene citato nella Bibbia, ravvedetevi, dillo, ravvedetevi, convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché vengono tempi di refrigerio. Dillo, perché vengono tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. In quest'anno molti avete passato, abbiamo passato momenti difficili. Quante lacrime hai versato dai tuoi occhi? E stasera lo Spirito Santo, voi che vi trovate qui, voi che siete a casa, lo Spirito Santo vuole mandare sulla tua vita tempi di refrigerio, tempi di ristoro, tempi di guarigione, tempi di cambiamento. Dillo, Spirito Santo, io voglio ricevere in questo momento il refrigerio di cui la tua parola parla, lo ricevo nella mia vita, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Cosa sta facendo Dio? Cosa sta rilasciando Dio nella sua Chiesa? Dio sta facendo un reset, cioè un rinizio. E domenica ci siamo posti una domanda: ma l'abbiamo capito? Perché tanti non l'hanno capito, tanti hanno continuato a fare le loro stupidaggini, a commettere i loro peccati, ad avere le loro ribellioni, ad avere i loro comportamenti stupidi. E Dio ha detto reset, cioè rinizio. La Chiesa deve abbandonare quello che finora ha vissuto per tornare dove? Alle origini, al modello originale di Dio. Amen. Qual è la chiave che la Bibbia ci rivela per avere tempi di restaurazione nella nostra vita, affinché possiamo ritornare in possesso delle cose che il diavolo ha rubato dalla nostra vita? Quanta gioia ha rubato dalla tua vita? Ha rubato forse i tuoi figli? Ti ha fatto versare lacrime? Ha cercato di fare in modo che tu potessi sviarti, allontanarti dalla presenza di Dio? Ha rubato nel tuo lavoro? Ha rubato nella tua salute? Ma cosa ci permetterà di ritornare di nuovo a ricevere i tempi di restaurazione, affinché le cose possano ritornare di nuovo nella nostra vita? Cosa ci dice la Bibbia? Pentimento. Ravvedetevi, convertitevi, pentitevi, affinché dalla presenza del Signore vengano tempi di refrigerio. Verso 20: ed egli mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione, dillo, restaurazione, di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dalla fondazione del mondo. Cari, è quello che Dio ha detto, lui lo mantiene.
Lui non viene meno. Quali sono? Qual è il proposito della Pentecoste? Prima cosa, dei due popoli creare un solo popolo, dei due uomini fare un solo uomo nuovo in Cristo. L'Apostolo Paolo, Efesi capitolo 2 verso 14 e 15, egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. Tra i due uomini non c'è più il muro di separazione, perché si è diventati un solo uomo in Cristo. Di cosa parla? Di unità. Dillo, parla di unità. Verso 15, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia della legge, dei comandamenti fatta da prescrizioni, per creare che cosa? In sé stesso, dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, Israele e Giudei. Amen. Ma non solo. Sapete, la Chiesa degli ultimi tempi non avrà limiti denominazionali. Quella è la mia denominazione, quell'altra è la mia denominazione, quella è la mia Chiesa. Non ci saranno più questi limiti. Ci sarà il soprannaturale che Dio rivelerà e manifesterà. Ma di questi due uomini che diventano un solo uomo, sapete come avviene? Attraverso il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Il sangue che Gesù ha versato, il sangue che Gesù ha dato per ogni essere umano. Giudei e greci li ha fatti diventare uno. Dillo, li ha fatti diventare uno. Il risveglio, scrivilo, abbatte qualsiasi tipo di barriera. Barriere culturali, barriere razziali, barriere denominazionali. Il risveglio abbatte qualsiasi tipo di barriera. Quando scese la Pentecoste in Atti 2, cosa successe? C'erano uomini di ogni nazione della terra, giudei di ogni nazione della terra che li udivano parlare nella loro lingua natia. Lì venne lo Spirito Santo, li riempì con la potenza e con il fuoco, e sono ritornati a fare che cosa? A predicare la potenza di Dio, a predicare Cristo. Ci sei? Quindi il proposito del risveglio, il primo proposito, creare un uomo nuovo, dei due ne ha fatto uno. Secondo proposito, essere testimoni di Gesù Cristo. Dio ti sta chiamando. Questo è il proposito della Pentecoste, diventare testimoni di Gesù Cristo. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Mi sarete testimoni, dillo, testimoni, in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Cosa stava dicendo Gesù? Gesù stava dicendo: non mi sarete testimoni per mezzo della conoscenza che avete, non mi sarete testimoni per mezzo della vostra buona teologia che avete, ma sarete testimoni della mia potenza, sarete testimoni del soprannaturale, porterete e condividerete con le persone il soprannaturale. Amen. Dillo, questa Pentecoste per me mi equipaggerà con la potenza per essere un testimone di Gesù Cristo, per essere un testimone di Gesù Cristo. La Pentecoste, che cos'è? È la dimostrazione della potenza di Dio. Non è solo una festa. È una dimostrazione di potenza, è una dimostrazione di cambiamento, è una dimostrazione di trasformazione. Ci sei? Dobbiamo avere aspettative. Devi avere aspettative per ricevere che cosa? Un'esplosione di potenza. Cosa ti stai aspettando per il futuro?
devi alzare le tue aspettative per avere che cosa? Un'esplosione di fuoco. Per avere che cosa? Un'esplosione di potenza nella tua vita. Come la prima Pentecoste diede alla luce il primo testimone, chi era? Israele. Così la Pentecoste, la seconda Pentecoste, ha dato alla luce il secondo testimone. Chi è? La Chiesa. Dillo, io sono testimone di Cristo, perché io faccio parte della Chiesa di Cristo. Amen. Qual è il significato della festa della Pentecoste? Ve l'ho detto prima. Festa della... Dillo, raccolta. Si sta aprendo una potente raccolta, cade in tutto il mondo. Si sta aprendo una potente raccolta nella tua casa, nel tuo quartiere, nella tua città. Amen. Ora voglio mostrarvi qualcosa, cari, perché le persone impegnate nella semina non sono le stesse persone o la stessa quantità di persone impegnate nella raccolta. La Bibbia dice che noi dobbiamo seminare per poi raccogliere. Amen. Quelli che seminano sono di meno di quelli che Dio vuole suscitare per raccogliere. Quelli che raccoglieranno saranno molto di più. Perciò la Bibbia ci dice che dobbiamo pregare. In Matteo nel capitolo 9, il verso 37, Gesù cosa disse? Allora disse ai suoi discepoli, quanti di voi siete discepoli di Gesù? Dillo, Gesù lo sta dicendo anche a me stasera, sta parlando anche con me stasera. Cosa gli disse? La messa o la messe, che significa la raccolta, è veramente grande. Com'è la raccolta? Com'è la raccolta? Ma poi c'è un'altra parte. La raccolta è grande, ma gli operai sono poche. In altre parole, sono meno quelli che seminano e ci vogliono più persone per raccogliere. E Dio ti sta chiamando a fare parte della più grande raccolta che il mondo abbia mai sperimentato, che Napoli abbia mai vissuto, che l'Italia abbia mai vissuto. E sapete, ognuno di noi dobbiamo essere degli operai, ma gli operai sono... Ma la messa è grande, la raccolta è... Ma gli operai sono pochi. Amen. Perché quelli che seminano sono sempre meno di quelli che raccolgono. E c'è bisogno di più persone che raccolgono. Quanti volete raccogliere? Amen. Verso 33. Pregate dunque il Signore della messe che spinga operai nella sua messe. Pregate il Signore della raccolta che spinga chi? Operai nella sua raccolta. Sapete qual è il desiderio del Padre? È che nessuno si perda. Pochi eletti, pochi salvati. No, il Padre vuole che nessuno si perda, che tutti possano giungere al ravvedimento. Perciò siamo negli ultimi tempi e Dio vuole raccogliere quanto più persone possibile. Centinaia, migliaia, milioni di persone da tutto il mondo. Amen. Ma sapete cosa deve succedere? Dobbiamo cambiare il nostro modo di pregare. Sapete qual è la nostra preghiera? Come preghiamo? Diciamo: Signore, salva le persone, Signore, salva i perduti. Ma non è quello che Gesù ha detto. Dillo, non è quello che Gesù ha detto. Sapete perché? Perché Gesù ti risponderà: io li ho salvati 2000 anni fa sulla croce, per mezzo del mio sacrificio sulla croce io già ho salvato tutti quanti.
Ci sei? Qual è la preghiera che dobbiamo fare? Gesù ce lo insegna. Gesù ci insegna come dobbiamo pregare. Che il Signore spinga operai, perché la messe è grande. E che il Signore spinga operai nella sua messe. Amen. Devi cambiare il tuo modo di pregare e devi dire: Signore, io non pregherò più che tu salverai, perché già l'hai fatto, ma io pregherò che tu spingerai, operai per andare a salvare quelli che stanno andando sulla via della perdizione. E il primo che Dio spingerà sarà te. Dillo: il primo che Dio spingerà sarà me. Amen. Come devi pregare? Non devi più pregare Dio salva, Gesù salva, ma devi dire: Signore, manda operai nella mia casa, manda operai con mio figlio, con mia figlia, manda operai con i miei genitori, manda operai con mio cugino, mia cugina, manda operai nella mia città, manda operai nel mio quartiere. Amen. Dillo: manda operai. La messa è grande, gli operai sono pochi. Pentecoste è connessa alla raccolta. Dillo: Pentecoste è connessa alla raccolta. La raccolta dell'ultima pioggia avrà due caratteristiche fondamentali: sarà grande e sarà veloce. Non mi avete compreso? Cioè, voi qua dormite sempre. Ninna no, ninna no. Sarà grande, sarà veloce. Sarà grande, sarà veloce. Sarà grande e sarà veloce. Perché il tempo si sta restringendo. Perché il tempo sta diventando sempre breve. Ma sarà grande e sarà veloce. In un giorno, nel primo giorno, hanno visto 3.000 persone salvate. Ne vedremo masse, milioni di persone salvate. In tutto il mondo. Amen. Dillo: le due caratteristiche, sarà grande. Sarà la più grande raccolta che il mondo abbia mai visto. Ma sarà anche veloce. Sarà anche veloce. Velocissima. Questa sera lo Spirito Santo, sapete che sta facendo? Ti sta potenziando, sta riversando la potenza per muoverti come operaio, per andare a fare la raccolta, per andare a raccogliere i perduti. Amen. Dio ti vuole potenziare per farti essere un operaio, per fare in modo che quella preghiera che Gesù ha fatto venga adempiuto. È quello che Gesù ci ha detto di pregare: pregate che il Signore della raccolta spinga operai. Deve cambiare il tuo modo di pregare. Non più Signore salva, Signore manda operai. E il primo che Dio manderà sarà te. Dillo: il primo che Dio manderà sarà me. In questa sera Dio sta rilasciando un fuoco di battesimo, un battesimo di fuoco e un battesimo di potenza. Per fare che cosa? Per l'ultima raccolta. Dillo: per l'ultima raccolta. Stiamo entrando nell'ultima pioggia, nell'ultima parte dell'era, del tempo, dello Spirito Santo. Amen. Cosa ti aspetti? Una grande raccolta. Persecuzioni ci saranno, disastri nel mondo succederanno, ma questo è il tempo che la Chiesa si alza e va a raccogliere. Dio ti sta dicendo: diventa un operaio, diventa un operaio. La preghiera spinge operai. Dio prende te e ti spinge. Abbiamo visto che sta scritto, Gesù cosa ha detto: pregate dunque il Signore della messe, che fa cosa?
spinge, manda, invia. Sapete nel testo greco che significa spingere, mandare, inviare? Significa dargli un calcio nel sedere. E vai! 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 Non più, ma io mi credevo. Ma forse... Vai! Speriamo, vai! Spingi! 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 Pregate che il Signore della messe spinga! Operai nella sua messe! Amen. Questo è quello che significa spingere. Proposito della Pentecoste, qual è? Creare un solo uomo, dei due uno. Parla di unità. Dillo, la Pentecoste parla di unità. Essere testimoni di Cristo, secondo proposito. Terzo proposito, ed ultimo, è la restaurazione delle ricchezze. Amen. Forse qualcuno si sta chiedendo, pastore, ma che c'entra Pentecoste con le ricchezze? Sai, cari, c'entrano tantissimo. Perché per avere una raccolta, per predicare l'Evangelo, la salvezza è gratis, ma predicarlo costa. Dillo, predicarlo costa. Costa in tutti i sensi. Oltre che ti costa tempo, per avere delle evangelizzazioni ti costa, per fittare dei locali ti costa, per mandare persone, operai, a raccogliere la raccolta ti costa. Quindi le ricchezze hanno molto a che fare con la raccolta. Dillo, le ricchezze hanno a che fare con la raccolta. Perché il proposito delle ricchezze è quello di finanziare che cosa? La raccolta delle persone. La raccolta delle anime. Io non so quanti di voi state dicendo, Signore, perché Dio sta guardando e sta dicendo, dove posso mandare le mie ricchezze, dove posso seminare le mie ricchezze. Per questo motivo le risorse finanziarie Dio le sta mandando nella Chiesa. Amen. Perché c'è bisogno di una grande raccolta. Ascoltatemi, quando Israele uscì fuori dall'Egitto, come uscì Israele fuori dall'Egitto? Con grandi ricchezze. Amen. Ascoltami, prima del rapimento la Chiesa riceverà grandi ricchezze. Queste ricchezze non verranno a te per te, ma verranno a te per il regno. Scrivatelo. Non verranno a te per te, ma verranno al re a te per il regno. Genesi capitolo 15 verso 14. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze. Ascoltatemi, sto concludendo. Il patto non è completo se le ricchezze non arrivano nella Chiesa. Le ricchezze fanno parte del patto, perché dobbiamo raccogliere, perché ci devono essere le moltitudini salvate, perché la Chiesa, Dio dice che deve essere la testa e non la coda, deve dare in prestito e non deve prendere in prestito. Sapete dove si trova la chiesa più ricca della faccia della terra? Amen. Sapete dove si trova? Sapete dove si trova?
si trova in Africa. Qualcuno poteva pensare, ah, mi pensavo in America, no, in Africa. C'è la chiesa più prospera, c'è la chiesa più ricca di tutto il mondo. Finanzia il comune. Cosa ha detto Dio? Voi dovete essere la testa e non la coda. Voi dovete dare in prestito, ma non dovete prendere in prestito. Questa è testimonianza del Vangelo. Questa è testimonianza della potenza di Dio. Abbiamo difficoltà, vorremmo fare tanti progetti, ma abbiamo difficoltà per realizzarli. Sapete per quale motivo? Mancano le finanze. Perciò Dio vuole riversare le sue ricchezze sulla Chiesa. Perciò Dio sta guardando stasera laddove può vedere un cuore fedele e versare le sue ricchezze. In Luca nel capitolo 16 cosa disse Gesù? Che è fedele nel poco è anche fedele nel molto. Chi è ingiusto nel poco è anche ingiusto nel molto. Amen. E parla di finanze. Gesù lì parla di soldi. Parla di ricchezze. E parla che vi accoglieranno nei tabernacoli eterni. Cos'è il poco? Il poco sono le finanze. Cos'è il molto? Il molto sono le anime. Amen. Non c'è valore per un'anima che si salva. Non c'è costo per un'anima che si salva. Attraverso un'anima tu non puoi sapere quale proposito che Dio ha preparato per quella persona. Mi ricordo sempre quando parlo di questa, della storia di un famoso evangelista che è andato con il Signore Gesù da qualche anno, Billy Graham. Fecero una settimana di evangelizzazioni, non si salvò uno. L'ultimo giorno, l'ultimo appello, venne una persona davanti a ricevere Gesù. Avevano speso un sacco di soldi, avevano investito un sacco di soldi, e quell'uomo ricevette Gesù nella sua vita. E nella vita di quell'uomo c'era un grande proposito, una grande chiamata. Ha raggiunto milioni di persone negli Stati Uniti e non solo, in tutto il mondo. Billy Graham. Investiti tanti soldi, una settimana per intero evangelizzare. E poi cosa è successo? Una sola persona si è salvata. Ne è valsa la pena, cari. Nella vita di quell'uomo c'era un grande proposito divino preparato per lui. Dio vuole riversare le ricchezze degli ingiusti, prenderli dagli ingiusti e darle ai giusti. In Proverbi nel capitolo 28 e conclude il verso 8: chi accrescerà i suoi beni con usura e guadagni ingiusti. Conoscete persone che danno i soldi con tres? Usura e non solo, guadagni ingiusti. Conoscete? Li conoscete? Pregateci, perché Dio ha detto che le sue ricchezze passeranno a te. Chi accresce i suoi beni con usura e guadagni ingiusti li accumula per colui che ha pietà del povero. Amen. Quando lo vedi, dillo: metti da parte, sto arrivando. Le ricchezze degli ingiusti passeranno ai giusti. Sapete quando sarà? Sarà in questo tempo.